Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie letture del mese di settembre. Direi di partire con un romanzo che mi ha stupito tantissimo, ovvero Giovane Robot di Sakamoto Yosuke. Questo libro è edito da Edizioni EO al prezzo di 16 euro e trovate anche una recensione di questo romanzo, quindi poi ve la linkerò nelle schede qua sotto in descrizione. Ero curiosissima di leggere questo romanzo e non mi ha per niente delusa. La storia parla di un giovane robot che viene mandato in missione fra gli umani per renderli felici. E durante questa sua missione a scuola, fra le medie e il liceo, dovrà riferire quello che scoprirà al suo professore. È una storia che parla tantissimo di sentimento, di emozione e sì, nonostante il protagonista sia un robot, quindi incapace di provare queste cose, si parla tantissimo di sentimenti ed è una cosa che mi ha toccato molto e mi è piaciuta veramente tanto. La storia poi inizialmente sembra quasi uno shoujo manga, insomma, mi ha fatto veramente strano, però allo stesso tempo piacere perché ho rivisto tante cose del Giappone che magari conosco, altre cose invece che sto iniziando a conoscere adesso. È una lettura veramente molto bella, se vi piace il Giappone, straconsigliato. In realtà non solo se vi piace il Giappone, perché questa è una storia veramente molto introspettiva. L'autore parla un po' di sé in questo romanzo, è affetto da una forma di schizofrenia e parla in un qualche modo, in maniera un po' romanzata, della sua malattia anche in questo romanzo e è veramente toccante. La storia parte veramente come quasi uno scherzo, come qualcosa di molto leggero, per finire in qualcosa di estremamente profondo e cupo. Quindi è stata una lettura veramente sorprendente per me e ve lo straconsiglio. Ho letto poi una raccolta di poesie, ovvero The Princess Saves Herself in This One di Amanda Lovelace. Questo non è stato ancora tradotto in italiano, non so se verrà mai tradotto, è in inglese abbastanza semplice, è edito dalla Andrews Macmill ed ha un prezzo di copertina di $14,99. È stato un regalo, quindi non so dirvi quanto possa costare, ma lo troverete come tutti i libri fumetti che citerò in questo video qua sotto in descrizione linkato ad Amazon. Ero curiosissima di leggere questa raccolta perché vorrei avvicinarmi pian piano al mondo della poesia. Purtroppo però sono stata enormemente delusa. Innanzitutto dal formato che mi ha ricordato tantissimo, adesso c'è un sacco di sole e non si vedrà mai. Comunque, per quanto riguarda il formato delle poesie mi ha ricordato tantissimo Milk and Honey. E non solo per quello, ma anche per le tematiche che vengono affrontate, ovvero l'abuso, l'amore, la sofferenza. In questo, rispetto a Milk and Honey, c'è sicuramente molta più esperienza personale, non so come spiegarlo, non che non ci sia anche in quell'altra raccolta. Questa l'ho trovata leggermente più originale perché l'ho trovata più vicina all'autrice, più sua, non so come spiegarlo. Però questo non toglie che io sia rimasta veramente delusa. Forse se avessi letto prima questa raccolta e poi Milk and Honey sicuramente l'avrei apprezzato molto di più e mi sarebbe piaciuto molto di più perché comunque ci sono delle poesie secondo me toccanti, molto belle, soprattutto quelle che riguardano la vita privata dell'autrice, i lutti che ha dovuto affrontare. Però la maggior parte delle poesie è come se le avessi già lette, frasi che magari ho già sentito, letto da qualche parte, quindi questo mi ha fatto storcere molto il naso e non so se è una lettura che vi consiglierei di fare, perché ripeto, se avessi letto magari prima questo e non Milk and Honey, forse la mia opinione sarebbe diversa, però non lo potrò mai sapere. Un romanzo bellissimo che ho letto questo mese è Abigail di Sobo Mogdo, edito da Anfora Edizioni al prezzo di 18 euro. Anche su questo romanzo ho fatto una recensione che troverete nelle schede qua sotto in descrizione, quindi cercherò di essere breve. La storia parla di una ragazza di 15 anni che viene portata all'improvviso in collegio dal padre senza una minima spiegazione. Questo collegio femminile sembra una vera e propria prigione, le ragazze sono tutte vestite uguali, pettinate allo stesso modo, non possono avere effetti personali, ma insomma sembra un incubo, però c'è qualcuno disposto ad aiutarle, ovvero Abigail dei Miracoli, una statua a cui si rivolgono le ragazze in difficoltà e che sembra effettivamente aiutarle. È una storia che parla di crescita, di formazione, l'ho trovato veramente molto bello sotto questo punto di vista, anche perché i personaggi mi sono sembrati veri, autentici. Le protagoniste sono comunque delle ragazze adolescenti che non ci vengono dipinte necessariamente come delle eroine, ma sono effettivamente delle ragazzine.
bambine che spesso si comportano bene, altre volte sono capricciose perché sono pur sempre delle bambine. È una storia però che parla anche molto di guerra, infatti è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale in Ungheria ed è una sorta di scusa, di riscatto dell'autrice per quello che non ha potuto fare, che non ha fatto quando ha vissuto in prima persona questo conflitto. Quindi è stata una semplice osservatrice, mentre in questo romanzo ha cercato di essere più attiva. Ho ascoltato poi un audiolibro, ovvero La sovrana lettrice di Alan Bennett, una lettura che, non lo so, mi aspettavo un tantino diversa. Ho ascoltato questo libro mentre ero in viaggio e l'ho trovato veramente molto piacevole di compagnia. La lettrice è poi Paola Cortellesi. Penso che se mi sia piaciuto un po' sia soprattutto per merito suo, perché ha reso la lettura veramente molto fresca, leggera e dinamica. In pratica questo libro parla di lettura, di che cosa potrebbe capitare se la regina d'Inghilterra incominciasse a leggere, leggere e a, in un certo senso, mettere da parte tutto il resto in favore della lettura. L'ho trovata una cosa veramente molto interessante e buffa. Interessante perché comunque si parla di libri, di lettura, della sua importanza, è una sorta di elogio alla lettura, quindi veramente molto bello sotto questo punto di vista. Mi aspettavo una lettura più divertente e simpatica. Forse ho un umorismo strano io, non l'ho trovato un libro divertente o simpatico. Sì, ci sono due o tre punti in cui ho quasi sorriso. Mi sento un mostro a dire queste cose perché sembra che io sia una persona tristissima, in realtà non è affatto così, però si vede che ho un umorismo diverso da quello dell'autore. Se avete Audible, ovvero dove ho ascoltato io questo audiolibro, ve lo straconsiglio perché appunto secondo me la lettrice rende molto più interessante questo libro, almeno per me è stato così. Direi di passare ora ai fumetti. Ho letto ben tre manga. Il primo è il numero 2 di Noragami di Adachi Toka, edito dalla Planet al prezzo di 4,50 euro, e questo secondo volume ho fatto una gran fatica a leggerlo. L'avevo cominciato e poi abbandonato perché la storia non mi stava più coinvolgendo come nel primo volume. In realtà, pensandoci adesso, neanche il primo volume mi ha fatto impazzire chissà quanto, nonostante ci siano degli elementi un po' fantastici, paranormali, che comunque a me incuriosiscono e piacciono tanto. Non lo so, non mi sta prendendo molto per adesso questo manga. Sicuramente se deciderò mai di abbandonarlo mi guarderò l'anime, anche perché qualcuno mi ha detto che il doppiatore di Yato, ovvero il protagonista, è lo stesso di Levi dell'Attacco dei Giganti, quindi Ho letto poi il terzo volume di Tsubakicho Lonely Planet di Mika Yamamori, edito dalla Star Comics al prezzo di 4,30 euro, e questa storia mi sta piacendo veramente tanto, la trovo molto piacevole di intrattenimento, non tanto originale, e al momento la storia sta prendendo una piega che a me non piace tantissimo. Non fucilatemi, ma non mi piace tantissimo l'idea che si possa formare una coppia fra la protagonista e la persona per cui lavora, ovvero lo scrittore. Non fucilatemi. Non lo so, non mi fa impazzire l'idea di questa coppia. In realtà non c'è una coppia che mi piacerebbe vedere al momento, quindi è l'unica cosa che mi fa storcere il naso, se no per il resto è veramente molto carino. Ho letto poi il numero 22 dell'Attacco dei Giganti, che non ho qua in mio possesso perché lo sta leggendo il mio compagno. Sì, l'ho convinta a leggere l'Attacco dei Giganti e tipo in una o due settimane si è letto tutti i 22 volumi. Mi sento un tantino in colpa, ma non troppo. In questo 22esimo volume succede il mondo, nel senso che vengono svelate finalmente tutte le cose che ci stavamo domandando da una ventina di volumi a sta parte, però io sono confusa. È successo tutto talmente velocemente che sono confusa, molte cose forse non me le ricordo, però mi si è creata una gran confusione in testa, quindi sicuramente molte cose me le andrò a rivedere, a rileggere. Per il momento sono un po' spiazzata. Non lo so, ho visto molte persone entusiaste riguardo questo volume, io stessa volevo tutte le risposte, però non so se mi convincono appieno. Vedremo come andrà avanti. Ho letto poi La terra dei figli di GP, edito da Coconino Press al prezzo di 19,50 euro. Questo è il primo fumetto che leggo di GP, sono rimasta molto spiazzata, ve ne avevo parlato anche sul gruppo Facebook. Non tanto per i disegni, che come vedete sono abbastanza semplici, in bianco e nero. In questo fumetto in particolare c'è molto bianco. È una storia ambientata in
in un mondo post-apocalittico. Non si capisce bene, non è ben definito, e secondo me proprio per questo le tavole sono molto bianche, perché non è tanto importante quando e dove si è ambientata questa storia, quanto quello che succede. Non so ancora bene se questa storia mi sia piaciuta o meno, però continuo a ripensarci. L'ho fatto leggere anche a mio compagno per avere una sorta di riscontro, ma più ci penso e più rimango perplessa. Forse mi faccio veramente troppe domande riguardo alla storia, forse non riesco ad accettarla così com'è, non so. Come vi dicevo, è una storia ambientata in un mondo post-apocalittico in cui non c'è praticamente nulla. Un uomo ha però due figli che cerca di crescere nel modo che lui ritiene migliore, ovvero senza che provino amore, sentimenti, diciamo, di compassione per animali o altre persone, insomma, cerca di renderli più forti possibili, per sopravvivere in questo nuovo mondo. Io ho trovato interessante che cercasse appunto di fare veramente il loro bene, almeno secondo il suo punto di vista, senza cercare di rivangare il passato, cosa che spesso invece i grandi di oggi fanno, no? Una volta si stava meglio, una volta si faceva questo, una volta c'era quest'altro. Invece no, quest'uomo è proiettato verso il futuro e cerca di crescere i figli in modo che non soffrano. Non lo so, è una lettura particolare, è molto inquietante per certi aspetti perché ci sono poi delle fazioni, diciamo, fanatiche all'interno di questa storia. Non è quel tipo di fumetto che consiglierei a qualcuno che non ha mai letto un fumetto in vita sua, però è qualcosa di veramente particolare che mi ha incuriosito tanto, voglio assolutamente recuperare altro di GP. Ho letto poi il secondo volume di The Sender, Luna Meccanica, di Jeff Lemire e Dustin Nguyen, edito da Bao al prezzo di 17 euro, un fumetto che mi sta piacendo tantissimo. Avevo adorato il primo volume, ma anche questo secondo è fantastico. Succedono un sacco di cose inaspettate, veramente molto molto bello. È un fumetto che io vi straconsiglio se vi piace il genere sci-fi, se vi piacciono le storie ambientate nello spazio, con i robot, insomma, è veramente figo questo fumetto. L'unica cosa che non mi aveva fatto impazzire nel primo volume erano i disegni. Questo perché adesso spero di non fare spoiler a nessuno. Spesso non sono ben definiti i disegni, ci sono magari delle macchie di colore, quindi si sfumano molto i personaggi con l'ambiente, e questo mi aveva dato un po' fastidio nel primo volume. Con questo secondo invece sto iniziando ad apprezzarlo sempre di più. Cioè, mi piacciono veramente tantissimo, non capisco cosa mi desse così tanto fastidio nel primo volume. Secondo me questo è veramente molto molto, cioè è una storia veramente molto bella e anche i disegni mi stanno piacendo sempre di più. Ho letto poi Victoria di Gaia Cardinali, edito da Tunue nella collana Tipitondi, al prezzo di 14,90 euro. Questo fumetto mi incuriosiva tantissimo perché guardate che copertina, cioè è molto colorato, molto magico, insomma mi incuriosiva da impazzire e la storia mi è piaciuta. Non mi ha fatto impazzire tantissimo, però l'ho trovato molto interessante. Victoria è una giovane ragazza che deve trasferirsi in una nuova città con il padre e il fratello malato. Sta un po' stretta, a casa sua con gli insegnanti, quindi cerca sempre di fuggire e andare nella foresta, dove invece trova tantissime cose per lei interessanti. È una ragazza veramente molto vivace, ricca, di immaginazione, e un giorno nella foresta troverà una sorta di amica. È una storia dai toni molto fiabeschi, secondo me, anche perché è ambientato in un tempo non ben definito, però ci sono dei richiami un po' medievali, la ragazza ribelle che cerca di fuggire al padre, la morale finale. Insomma, mi ha ricordato tantissimo una favola, anche per i disegni, che li ho trovati veramente molto belli. Poi i colori sono caldi, cioè sa molto di autunno questa storia, quindi penso di averla letta nel periodo giusto. È una storia che parla di amicizia, ma anche e soprattutto di diversità. Una cosa che mi è piaciuta veramente, veramente tanto all'interno di questa storia, perché penso sia un messaggio molto attuale e importante. Se volete saperne di più, ho fatto una recensione sul mio blog, quindi vi lascio il link nelle schede qua sotto in descrizione. Ultimo, ma ovviamente non per importanza, I Kill Giants di Joe Kelly e Ken Animura, edito da Bao Publishing al prezzo di 15 euro. Finalmente mi sono decisa a leggere questo fumetto, spinta forse dal fatto che uscirà presto un film tratto da questa storia, quindi sono veramente molto curiosa. Non mi ero informata tantissimo riguardo questo fumetto perché volevo tuffarmi un po' alla cieca e sono rimasta wow.
Wow, veramente bellissimo, se non l'avete mai letto, che cosa state aspettando? I disegni mi sono piaciuti veramente tanto e secondo me sono molto adatti a questo genere di storia. La protagonista, anche in questo caso, è molto diversa dai suoi coetanei, è una ragazzina nerd con anche in questo caso una ricca fantasia. Infatti, mentre i suoi compagni sono preoccupati per la scuola, lei pensa esclusivamente a prepararsi per combattere i giganti, perché quello che fa è appunto ucciderli. C'è secondo me una bellissima metafora riguardo a questi giganti, che rappresentano un po' i nostri problemi, no? Le cose di cui abbiamo paura, che spesso ci paiono così enormi, ci sovrastano. Non lo so, l'ho trovata una metafora veramente molto bella e soprattutto è riuscita a toccarmi nel profondo. È una serie che parla di diversità, di bullismo, perché infatti la protagonista viene presa di mira dalle compagne di classe proprio perché è diversa. È una ragazza che si interessa di più a qualcosa che gli altri non vedono, quindi è bizzarra, è strana, e quello che è diverso da noi assolutamente, no? Va combattuto. Ed è una serie che parla anche di lutto. Secondo me, se vi è piaciuto 7 minuti dopo la mezzanotte, dovete assolutamente leggere questo fumetto. Me lo ha ricordato, ma questa storia mi è piaciuta molto, molto, molto di più rispetto a quel romanzo. È un fumetto che sa conciliare bene, secondo me, dei momenti un po' più buffi ad altri invece veramente toccanti e tosti emotivamente. Una storia veramente stupenda. Questi erano quindi tutti i libri e fumetti che ho letto questo mese. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete letto anche voi un libro o fumetto che ho citato. Fatemi sapere. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!